Cari genitori di tutto il mondo, abbiamo deciso di scrivervi una lettera molto importante. E siccome con le parole sarebbe stato troppo difficile, poiché apparteniamo a 70 paesi diversi, abbiamo pensato di servirci dei colori, anche perché, dobbiamo dire la verità, era molto più divertente. Carissimi papà e carissime mamme, noi vi vediamo così. Non vi arrabbiate se non siete molto somiglianti e se siete forse un po' buffi, ma noi non siamo dei veri pittori. Ad ogni modo sappiate che per ognuno di noi sembrate i più bei papà e le più belle mamme della terra. Con questa lettera, cari genitori, vi vogliamo dire molte cose, ma prima di tutto vi vogliamo ringraziare di averci messo al mondo. Perché il mondo è meraviglioso e tutti i paesi in cui abitiamo sono bellissimi, anche se sono così differenti l'uno dall'altro. Giocando a fare il treno, immaginiamo di visitare tutti i paesi della Terra e ci divertiamo moltissimo. Ma la vita ci sembra addirittura meravigliosa quando possiamo giocare all'aria aperta. I giochi più semplici e belli, quelli stessi che facevate voi quando eravate bambini e che sono uguali in ogni paese, dagli Stati Uniti al Siam all'Italia. Purtroppo non possiamo giocare tutto il giorno, c'è anche la scuola. Ma non crediate che ci dispiaccia troppo studiare. In fondo la lavagna è per noi come il telone bianco del cinema. In Argentina, in Russia, nel Principato di Monaco e in India, cresciamo tutti all'ombra di quella tavola nera su cui il gesso traccia immagini sempre nuove e sempre piene di fascino. E poi la scuola e il nostro lavoro ci serve per non avere troppi rimorsi, perché, anche se non ve ne accorgete, sappiamo quanti sacrifici faccia per noi e vi guardiamo sempre lavorare a tanti mestieri diversi. Vi guardiamo con il desiderio di imparare anche noi a prendere il vostro posto quando saremo grandi per farvi finalmente riposare un po'.
guardiamo pieni di ammirazione e di riconoscenza. Ma una cosa ci preoccupa e non riusciamo a capire. Come mai, se da bambini noi ci vogliamo tutti bene, da grandi dobbiamo odiarci e farci la guerra? Perché voi fate proprio così. Lavorate, 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 e poi fate la guerra e distruggete tutto quello di bello e di utile che avete creato. La famiglia. Le città. Le industrie. E la stessa gioia di vivere. Abbiamo conosciuto la guerra, ma ci fa paura, perché vogliamo vivere, non vogliamo morire. È per questo, cari genitori, che questa volta, invece di promettervi di essere buoni, preghiamo voi di prometterci di essere buoni, in modo da risparmiarci il vostro stesso destino. Con la speranza che esaudiate questa nostra preghiera, vi abbracciamo forte forte e ci firmiamo a nome dei bambini di tutto il mondo. Jutta, di 11 anni, tedesca. Ellen, di 10 anni, americano. Lain, di 7 anni, cinese. Belo, di 9 anni, portoghese. Asa, di 9 anni, indiana. Marisa, di 10 anni, italiana.